Mentre per un amatore questa qua potrebbe essere una scarpa non estrema che lo porta a fine gara, potendosi permettere una scarpa leggera, perché poi il problema dell'amatore. Nella ricerca di nuove innovazioni, a volte prendere spunto da altre aziende è sicuramente un approccio vincente. Non a caso Picasso diceva: i buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano. Ma a volte cercare qualcosa di diverso potrebbe essere particolarmente intelligente, al punto tale che abbiamo visto ad agosto, con il lancio di questa nuova Super Shoes di Mizuno, che in effetti si può innovare senza necessariamente copiare dagli altri. La Mizuno Wave Rebellion si presenta come prima scarpa performance in Mizuno con una grandissima value proposition, ma per capirlo partiamo come al solito dalle specifiche. Pesano 230 grammi secondo Mizuno, anche se dal nostro punto di vista sono più 248, drop 8, 36,5 mm nel tallone, 28,5 nell'avampiede, una scarpa votata davvero alla reattività. Sapete ovviamente che il differenziale Mizuno tradizionalmente è di 12 e in questo caso con un drop più basso sicuramente potrete correre davvero più velocemente. Partirei in questo caso, essendo una Super Shoes, dalla piastra che è in fibra di vetro, piastra che parte come al solito dal tallone, arriva fino all'avampiede ed è in forma wave, struttura tradizionale utilizzata da Mizuno da parecchi anni. L'azienda giapponese la valuta davvero molto più reattiva rispetto a quella dei modelli precedenti. Ovviamente a noi podisti amatori interessa soprattutto il confronto non soltanto con il marchio Mizuno ma anche con gli altri, il confronto che faremo prossimamente se il dottor Soffientini mi degnerà una mezza giornata del suo tempo. Tra l'altro sarebbe davvero intelligente, o anche perché no, limpido, se vi iscriveste al canale, perché nelle prossime settimane faremo ulteriori recensioni di scarpe di tecnologia in modo tale che voi poi possiate correre al meglio. Tra l'altro la piastra è di origine bio e in effetti derivante dalla trasformazione di semi di ricino. Se dovessi sintetizzare questa scarpa direi che la Wave Rebellion offre davvero il giusto mix tra reattività, ammortizzazione, flessibilità e comfort a contatto con il terreno, perfetta e fluida durante tutte le fasi della transizione della corsa. A completare l'aspetto interessante di questa scarpa anche la intersuola Energy, che in questo caso è in versione light, estremamente leggera e con il 35% di reattività rispetto alla tradizionale schiuma Mizuno. Secondo il mio punto di vista questa scarpa risponde davvero molto velocemente ai cambiamenti di ritmo e paradossalmente può essere anche utilizzata pure per correre corse lente, sebbene secondo noi è davvero uno spreco, perché la scarpa funziona molto bene a velocità elevate. Ci sarebbero altre mille cose da dire, a partire dal fantastico battistrada, oltre che alla foggia moderna e soprattutto alla tomaia davvero confortevole in mesh con una linguetta molto ben disegnata e un fit perfetto. Lascio però come al solito la parola al pro depodista, che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa. Per l'acquisto, come al solito, link qua sotto. Nel frattempo voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io vado a bermi un coffee, ciao! Andrea, devi sapere che queste famose Wave Rebellion di Mizuno sono uscite a Ferragosto in Giappone e ufficialmente noi, come sai, le abbiamo avute da qualche giorno. Cosa ne pensi di questa scarpa con la quale hai fatto o dovevi fare un famoso lungo di 26 km che poi invece non hai fatto, ma con le quali hai corso diversi chilometri? Ti dico, non so perché non l'avevo più fatto con queste scarpe qua, non me le avevi lasciate forse, ma poco importa. Era una scarpa che di primo acchito l'avevo messa subito, ero piaciuto un casino, guarda. Una scarpa che mi è piaciuta tanto. Non te la volevo neanche lasciare perché la misura era la mia e mi ricordo che quando le avevamo aperte ti ho detto voglio subito correrci perché mi piacevano tanto. Mizuno ha cambiato radicalmente la sua filosofia, diciamo, ha lasciato in queste una nuova piastra ma ha cambiato tutta l'intersuola. Sì, in effetti poi nella prima parte del video ho raccontato quali sono le caratteristiche tecniche. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe dopo averle usate per oltre 100 km? Sono delle scarpe sicuramente per atleti che vogliono correre forte, cioè nel senso non è una scarpa per fare lenti, è una scarpa non estrema,
quando voglio correrci forte, secondo me è una scarpa giusta, quindi è per atleti sicuramente sotto i 75 kg, quindi a 75 kg volendo qualche ripetuta anche a 4,30, qualche medio a 4,30 li posso fare, ma un atleta che corre magari sotto i 4 al chilometro secondo me si troverà abbastanza soddisfatto dopo averle usate, perché hanno questa mescola che è davvero uguale, direi, al boost almeno di forma, un pochino più morbida e sembra anche un pochino più leggera, quindi è un boost migliorato di Adidas. C'è questa piastra in fibra di vetro che sinceramente non l'ho sentita così reattiva che mi desse un boost, forse gli dà quella stabilità e quella reattività un po' di più di quelle che erano fatte in Febax. E Andrea, ovviamente non l'abbiamo usata in gara, quindi è difficile dire se effettivamente siano più veloci, meno veloci, però la sensazione è che queste scarpe possano essere adatte anche a podisti che corrono di tallone, perché comunque c'è, come dici tu, ciccia. C'è ciccia ovunque, non è una scarpa, è una scarpa che se vuoi correre di avampiede ci corri, è una scarpa che se tallone ci corri, quindi diciamo una scarpa un po' universale, un po' vecchio stampo. Ti dico, secondo me è una scarpa davvero amatore, cioè l'amatore voluto per farci le gare secondo me è troppo, tra virgolette, lenta, mentre per un amatore questa qua potrebbe essere una scarpa non estrema che lo porta a fine gara, potendosi permettere una scarpa leggera, perché poi il problema dell'amatore era sempre: non mi posso prendere una 1 perché sennò mi distruggo, una 2 magari peso un pochino troppo. Questa qua secondo me diventa una scarpa super perché è leggera, comunque più protettiva di altre scarpe e comunque veloce. A livello di battistrada, che sensazioni hai avuto? È un po' particolare, cosa ne pensi? Ma guarda, io credo che sia uno dei migliori battistrada che abbiano mai fatto. È un po' duro, ho paura sul bagnato che scivoli un pochino, ma su pista bianca e su asfalto pista grippa quasi come una chiodata, quindi per quello super, da valutare a ritmi forti in gara, però cioè, secondo me a 4 al chilometro non si avranno dei grossi problemi, potrebbero avere dei grossi problemi a 3,10, però ripeto, a 3,10 forse non le utilizzerei queste. E dal tuo punto di vista, a livello di allenamenti, sono secondo te pensate per correre comunque forte? Sono scarpe sicuramente per correre forte, sono sprecate per farci dei lenti. Per me sono delle scarpe che per un amatore vanno benissimo a qualsiasi ritmo, sia per fare i medi, perché comunque non sono pesanti, sia per fare delle ripetute abbastanza brevi, perché comunque con il grip che hanno sono anche abbastanza divertenti da spingere. Dal tuo punto di vista, visto che comunque sono davvero le super scarpe di Mizuno, a che scarpe simili le paragoneresti? Guarda, ti direi così, di lancio una Boston 9, un pochino più protettiva, un pochino più alta. Però le sensazioni dopo in corsa sono molto simili. Di altre scarpe non mi lancerei sulle carboniose delle altre marche, perché secondo me non sono uguali, sono proprio scarpe un pochino più vecchio stampo, più classiche. Però sicuramente abbiamo visto sui tuoi dati e sensori RunScribe che sono davvero molto molto protettive, cosa ne dici? Sì, no, infatti per quello che ti dico, sono delle scarpe che vanno bene per un po' di persone, sono scarpe protettive, infatti le farei utilizzare in più larga scala sugli amatori, perché comunque hanno bisogno di più protezione e anche un po' di stabilità, comunque questa piastra dà più stabilità di altre scarpe. Mi vengono in mente le Next, per dire che un pronatore non potrebbe mai utilizzare, o sarebbe meglio che non utilizzasse. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. In effetti, quali sono secondo te i punti di forza e gli eventuali difetti di questa scarpa? Punto di forza è sicuramente la leggerezza e la reattività della scarpa. La linguetta mi piace, un punto un po' a favore, anche se a me piacciono le tomaie vecchio stampo, questa è davvero tanto tanto vecchio stampo. Poi sinceramente a livello di corsa e di calzata non creano grossi problemi, però secondo me per essere la scarpa top level di Mizuno secondo me potevano fare qualcosa di meglio, però diciamo che la prima, adesso aspettiamo le prossime evoluzioni, sicuramente qualcosa faranno. Questo è stato il primo lancio.
Andrei invece a livello di durata, cosa ne dici, sia per performance sia per utilizzo complessivo? Qua è un po' un interno al lotto, quindi davvero in my honest opinion, secondo me dureranno tantino rispetto ad altre scarpe, e ti dirò, non essendo estreme con così tanta schiuma rispetto ad altre scarpe, dureranno anche di più come prestazioni. Io, cioè, sempre parlando di Nike, secondo me loro davano il meglio nei primi 300 km, massimo 350, dopo si spiattellava tra virgolette la piastra in carbonio e non dava più delle grandi performance, per di più anche le schiume si schiacciavano. Questa secondo me durerà sicuramente un po' di più, io azzarderei un 500 km, ma potrebbe durare un pochino di più come performance e comunque portarsela come lenti fino ai 700-800 km, lenti o lavori svelti. Anche perché abbiamo visto sia con le Wave Rider 24 sia con le 25 che questo Energy sembra durare parecchio. Sì, per di più la mescola qua però mi sembra un pochino più morbida rispetto a quella delle scarpe da lento, in scarpa da lento con l'intersuola un pochino più duretta e invece la scarpa da velocità più leggerina. Tra l'altro, ultima domanda, quando testeremo ulteriori scarpe Mizuno? Sappiamo che comunque è un marchio che ci piace molto. Sì, anche perché adesso è davvero, sta cambiando filosofia, era rimasta per scelta indietro rispetto agli altri, adesso sta cambiando completamente, visto che c'erano le Sky Neo che erano interessanti da testare. Adesso speriamo che Mizuno ci dia qualcosa da testare, perché ne vale la pena, perché tanti si ritrovano con una scarpa e tanti si ritrovano con un'altra, ma mi fa piacere, ma si basano sulle nostre sensazioni di corsa. Ovviamente recensioni indipendenti. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Stay strong, keep running. Ciao. Ciao.